24, 48 e 72, altro non sono che le ore che identificano i dolori che si sviluppano a seguito di un allenamento, i cosiddetti DOMS. Però attenzione, qua ci sono dei miti e delle leggende che vanno veramente disintegrati, molto velocemente. Anzitutto i DOMS niente hanno a che vedere con l'acido lattico, anche perché l'acido lattico, massimo 3 ore dopo l'attività fisica, banalmente se n'è già andato, quindi non c'è nessun tipo di correlazione. Così come non c'è nessun tipo di correlazione tra un allenamento fatto bene, uno sviluppo di muscolatura e i dolori che si hanno a seguito di un allenamento. Per cui questa connessione, ah cazzo che dolori che ho, mi sono allenato fantastico, vedrai come cresco, non c'entra niente. Anzi, spesso è proprio il contrario, perché i dolori, i DOMS, che sono fondamentalmente dei dolori a insorgenza ritardata nel muscolo, identificano che lo stimolo che il nostro corpo riceve o è infrequente, quindi quel tipo di stimolo avviene poco durante, diciamo, i nostri allenamenti, oppure è molto vario, quindi passiamo da un range di ripetizione a un altro, variando i recuperi, eccetera, quindi c'è tutto questo disequilibrio. Ma niente ha a che vedere con lo sviluppo muscolare in senso stretto. Per cui, se siete nell'ottica di dire non vedo l'ora di avere quei dolorini, perché sicuramente vuol dire che mi sono allenato o allenata bene, siete sulla strada completamente sbagliata. Prima recuperate e più siete in grado di allenarvi bene. Anche perché, ragazzi, quello che porta agli sviluppi da un punto di vista di progressione dell'ipertrofia, del tono muscolare in generale, è la progressione del carico, dei volumi, eccetera. Non certamente la differenziazione degli esercizi o i dolori muscolari. Attenzione a credere a questi falsi.